ripulire la campagna di 4 milioni e mezzo di tonnellate di ecoballe accumulate nel corso dei decenni. Con l'inaugurazione dell'impianto di smaltimento proprio di ecoballe a Giugliano in Campania, un altro tassello si aggiunge per centrare l'obiettivo di bonifica dell'intero territorio. Con questo impianto avremo la possibilità di lavorare altre 400.000 tonnellate, con la possibilità prevista nella gara di raddoppiare i quantitativi di materiale trattato. Quindi potremo lavorare fino a 800.000 tonnellate di ecoballe con una tecnologia avanzatissima di recupero di plastiche e di materiale ferroso, e quindi con un risparmio importante anche di investimenti da parte nostra. L'investimento complessivo per l'impianto di Giugliano è di 103 milioni di euro. Adesso dobbiamo un po' accelerare per quanto riguarda gli impianti di compostaggio. Ne abbiamo previsti 12 in 3 o 4 comuni. Sono partiti con le gare e con i lavori, in altri comuni ci sono ritardi, ma la cosa che ci preoccupa è soprattutto l'aumento dei costi. Perché mentre fino a 2 anni fa le risorse che avevamo a disposizione, parliamo di 230 milioni di euro, erano sufficienti per realizzare 12 impianti, oggi probabilmente dovremo trovare nuove risorse necessarie per realizzarli tutti. Ma in ogni caso, impianti di compostaggio, tritovagliatura, bonifica ormai di tutte le discariche della Campania, siamo addirittura d'arrivo. Un anno e mezzo, 2 anni per raggiungere l'obiettivo per il quale ci siamo impegnati: ripulire la Campania, avere un'economia circolare, la piena autonomia campana nella gestione dei rifiuti, e questo ci consentirà di eliminare totalmente la sanzione europea. Quando ci siamo insediati, l'Europa sanzionava l'Italia per 120.000 euro al giorno. Avete capito bene, 120.000 euro al giorno per infrazione ambientale. Abbiamo già eliminato i primi 40.000 euro dell'infrazione. Con questo impianto elimineremo altri 40.000 euro di sanzione. Contiamo entro l'anno di eliminare anche tutta la sanzione europea.